La salute con la cipolla. Ecco. Stamattina sapete cosa faccio? La pomodoro rossa. Questa è la cipolla rossa. L'ho fatta leggermente bollita. Aspetta un attimo, si vede. Più sopra. Vedete? Allora, cosa fa bene la cipolla? Allora. Un po' bolletta, bevo il succo, il liquido che non si spreca e poi mangio la cipolla. Una montagna di libri. Eccone alcuni. Tutto rimedi naturali, la medicina dei semplici. Soprattutto mi piace fare ricerche, leggere, prendere appunti. Da considerare che la mia è stata una vita da braccianti agricole. Oltre a ciò lavoro il mio orto. Vediamo un po', vediamo, più che mai adesso vi dico a voce alcune proprietà della cipolla. La cipolla è un ortaggio a azione antipertensiva in caso di pressione sanguigna alta, di iperviscosità sanguigna, quindi utile nelle turbe della coagulazione del sangue, per il rischio cardiovascolare e anche utile nelle malattie di Vacuz-Hoechsler o aumento patologico del numero di globuli rossi. Questo è importante. È utile mangiare ogni giorno qualche cipolla. Sempre cruda o cotta a basse temperature. Ci si può fare per la verità anche un infuso o un decotto leggero usando qualche fettina di cipolla da sola o insieme ad altre erbe scelte. Ma quello che stupisce della cipolla è l'effetto anti diabetico, quindi è stato visto che la cipolla è capace di abbassare la glicemia, tasse di glucosio nel sangue, anche nei cani pancreasecatomizzati, privati del pancreas. Ciò significa che la glucuronina in essa contenuta azione vicariante in parte sostitutiva dell'inulina normalmente segreta nel pancreas. La cipolla è un antidiabetico a tutti gli effetti, con azione rispetto all'ormone insulinico più lenta ma più duratura. Vediamo un po' le proprietà essenziali della cipolla perché ce ne sono tante. La cipolla è antidiabetica a tutti gli effetti. La cipolla purifica il sangue. La cipolla è antiossidante, antinfiammatoria, abbassa i trigliceridi e il colesterolo, abbassa la glicemia. Disintossicante, la cipolla è diuretica, la cipolla previene il tumore allo stomaco, rinforza le ossa e previene l'osteoporosi. La cipolla per pulire i seni paranasali, il naso. Vabbè, mi fermo qui.